Sabato pomeriggio a San Cataldo, presso la Sala Borsellino, si è tenuto un convegno Sport, Salute e Disabilità, organizzato con il patrocinio del Comune di San Cataldo insieme alle realtà locali. Tanti i temi trattati con dinamiche fondamentali che associano i tre temi. L'evento si è concluso domenica pomeriggio al Palazzetto dello Sport, dove sono stati premiati gli atleti e le società sportive sangataldesi che si sono ben distinte. Sullo sport, salute e disabilità. Convinti che questo trinomio sia un trinomio che va sempre e deve essere sempre più consolidato. Oggi abbiamo tanti ospiti, tante le associazioni, sia sportive che del mondo della disabilità, tanti cittadini, e questo è il modo giusto per continuare a parlare di sport e per continuare a far vivere lo sport nella nostra città. È un'occasione per mettere insieme queste tematiche che sono molto importanti, tematiche che riguardano tutti noi e che rappresentano un punto importante di partenza per lo sport, per lo sport e le attività sangataldesi. Abbiamo ospiti importanti che ringraziamo per la loro presenza, il patrocinio del CONI che ci ha concesso di organizzare questa straordinaria attività, che si concluderà domani presso il Palazzetto dello Sport con la premiazione delle associazioni che si sono distinte durante l'anno passato, associazioni sangataldesi e sportivi sangataldesi che hanno dato il loro impegno e la loro passione a servizio e hanno portato in giro il nome di San Cataldo per tutta l'Italia. Che il tema è un tema di fondamentale importanza nell'attività sportiva, cioè lo sport, la tutela della salute, delle disabilità, se volete anche la tutela dei minori. E quindi l'importanza del tema, l'importanza dell'ente che organizza mi spinge ad essere presente. Rappresento anche il CONI Sicilia e il presidente D'Antoni. E sono qui anche per un rapporto di grande amicizia che mi lega al presidente regionale della Libertas, Pino Mangano.